mister, l'allenatore Verona questa settimana ha detto che la partita probabilmente si deciderà a centrocampo. Se sei d'accordo e come eventualmente? L'allenatore in seconda l'ha detto. L'allenatore in seconda. Ah sì, perché giustamente Andrea è squalificato ancora. Giusto? Andrea è squalificato. Sì, ha detto Bordin. Bordin. Vabbè, ci può stare. Cioè, oggi ci può stare la cosa, perché sicuramente il Verona a centrocampo è una grande squadra. Ma oggi credo che il Verona sia una grande squadra davanti, in mezzo e dietro. Oggi, guardando l'organico del Verona, posso dire che è attrezzato veramente molto bene. Poi, stanno facendo un campionato eccezionale anche loro, fermo restando che anche loro, nelle difficoltà che stanno incontrando, perché Livorno e Sassuolo stanno facendo qualcosa che forse neanche la Juventus ha fatto nel stesso campionato di Serie B. Perciò il cammino della Verona è eccellente, direi. Però oggi ci sono quelle altre due davanti che stanno facendo veramente qualcosa ancora di più forte, ancora di migliore. Perciò la partita si dice era centrocampo. Oggi ho molta fiducia nei miei ragazzi. Oggi mi sento molto fiducioso per quello che riguarda questo match. È un match molto delicato perché affrontiamo una grossa squadra. Ma oggi secondo me i miei ragazzi sono in grado di battere il Verona, sono in grado di potersi aggiudicare l'intera posta. Giocheremo per quello, questo è fuori dubbio. Quindi non avresti preferito un avvio più morbido, ammesso che si possa parlare di match più morbidi? Assolutamente, assolutamente, non potevo preferire un match migliore. Visto se sei scaramantico? No, assolutamente no, non sono scaramantico io. Veniamo alla formazione, mister. Hai già come no? Già... Te la dico tutta. Qua così, almeno in porta, partiamo dalla porta, hai deciso tra i due? Sì, ho deciso, guarda. E la motivazione, hai visto più in forma, più caro dagli allenamenti? Sì, sì, motivazione è questa, ma è comunque la motivazione anche che è un portiere che mi è sempre piaciuto. È un portiere che per questa categoria, secondo me, non è che è sprecato, però secondo me oggi Enrico deve ambire a giocare in Serie A, così come lo deve fare Jacopucci, ma credo che il tempo sarà dalla parte di Jacopucci. Sicuramente anche lui arriverà in Serie A perché sono entrambi di caratura elevata, perciò entrambi secondo me arriveranno nella serie superiore. Quindi a livello diciamo di porta sei tranquillo perché ritieni di avere due giocatori? Sono tranquillo. Porta dietro abbiamo lavorato, lavorato in metà campo, abbiamo lavorato davanti. Oggi la fortuna di essere arrivato avendo 15 giorni a disposizione per poter lavorare tutti i giorni con la squadra, 18 giorni a disposizione, quanti sono? Non sono 18, 20 giorni, è un bel vantaggio. Oggi ho cercato di sfruttare tutto il tempo a disposizione per cercare di far capire prima possibile qual è l'idea che ho ai miei ragazzi. Ho visto dei progressi, sono fiducioso, i ragazzi stanno bene fisicamente, ora molto dipende da loro perché oggi... Quindi la risposta atletica è stata importante. Noi stiamo bene, diciamo, no? Oggi i ragazzi stanno bene, hanno lavorato molto, quindi sono molto fiducioso per questa partita. Ho detto, ripeto, davanti tanto di cappello a chi incontriamo perché è il Verona, perché è una grande squadra, gioco per vincere. Oggi questa è la mia mentalità, oggi giochiamo in casa e voglio trascinare la gente dalla nostra parte, con la prestazione. La prestazione per noi ci fa trascinare la gente dalla nostra parte. Oggi so quanto costa, quanto è importante il rumore della curva, il rumore dello stadio che ci trasporta. Quindi, tanto per non fare nomi, la soluzione che hai provato, soprattutto nella partitella di mercoledì, per il ruolo di esterno destro di centrocampo, ti convince in assoluto? Anche perché non ha altre alternative, anche perché non ha altre alternative, quindi sì, la partita prima con l'amichevole con Rijeka ho voluto fare delle valutazioni che sicuramente mi hanno dato delle indicazioni e che ho capito perché erano sei giorni che ero a lavorare con i ragazzi e quindi li volevo vedere all'opera e quindi quell'amichevole ho voluto provare determinati giocatori in dei ruoli che magari non avevano mai ricoperto, ma volevo vedere in caso in cui questa partita appunto non avendo a disposizione né Piccini né Madonna qual è la soluzione di fare dell'esterno destro e niente, io questa settimana ho lavorato con proprio su quella zona di campo alternando due giocatori che mi hanno dato delle buone risposte. Davanti hai provato l'amichevole sempre mercoledì per quanto possa servire
quel test, Fantenucci che è andato bene come punta unica e Di Gennaro e San Marco dietro. Potrebbe essere la solita soluzione, magari con Sansovini al posto di Di Gennaro? Potrebbe essere, oggi là davanti abbiamo tante alternative. Oggi posso giocare con le due punte oltre quartista, posso giocare con le due punte e un trequartista come San Marco, che sicuramente ha meno qualità di Di Gennaro, però sicuramente ti dà una mano nella fase di copertura. Posso giocare soltanto con le due punte, con tre centrocampisti pure. Quindi oggi esatto, a secondo dell'avversario, a secondo di come imposti la partita, a secondo di come ho visto i ragazzi durante la settimana. Sicuramente davanti alternative ne ho già. Non possono giocare in 14. No, io faccio come tutti gli allenatori, 11 giocano, 7 stanno in panchina e purtroppo qualcuno lo manda in tribuna. Sì, no, però dico, voglio dire, ci sono poi a disposizione tre eventuali campi. Ci sono a disposizione tre eventuali campi e non sono da poco. Mister, di fatto è un esordio, ecco, a livello emotivo come ti senti, insomma? Sì, è tanto che volevo riassaporare questa adrenalina, perché 14 mesi sono tanti. Stare a casa per me è difficilissimo, come credo per tutti gli allenatori che amino questo sport. La cosa che mi è mancata di più è stata proprio la gara, è stata proprio la partita. La sensazione di dover preparare il match durante la settimana e l'avvenimento stesso, cioè la gara. Sono le cose che mi emozionano, mi danno adrenalina, perciò stare a casa è stata difficile. Oggi non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno, quindi non vedevo l'ora che arrivava domani, perciò chi era l'avversario non vedo l'ora che arriva domani. Per me oggi la cosa importante è tornare di nuovo a sentire quell'atmosfera, lo stadio pieno, caldo, la gara, il match, l'imponderabile, perché oggi è la domenica, c'è anche l'imponderabile, quindi tutte queste sensazioni mi danno emozioni, è quello che mi spinge a fare questo lavoro con passione. Scusa, rappresentando io una televisione genovese regionale, ti volevo chiedere come hai vissuto la morte del presidente Garrone. Come l'ho vissuta? L'ho vissuta naturalmente male. Sapevo che non stava bene fin da quando io ero alla Samp. Però devo essere sincero, quando sono stato a mangiare a casa sua, perlomeno era passato più di un anno ormai. E quindi l'avevo visto pimpante. Cioè, credevo che avesse superato. O perlomeno che stesse andando sempre meglio, invece purtroppo poi io sono stato esonerato e quindi i contatti non sono rimasti gli stessi di prima, naturalmente chiedendo informazione a chi stava lì, però ecco, sapevo già che era malato, quindi quando ho saputo della sua morte mi è dispiaciuto tantissimo, naturalmente, perché è una persona fantastica, ho avuto il piacere di conoscerlo. Devo essere sincero, quello che mi ricordo di lui è l'abbraccio di quando mi ha esonerato e dei suoi occhi lucidi nell'esonerarmi. Quando ti accorgi che una persona a malincuore ti deve mandare via, il ricordo è ancora più bello, e quindi ho avuto un rapporto splendido con Riccardo Edoardo Garrone. Sono state per me delle persone che ringrazio e ringrazierò sempre per l'opportunità che mi hanno dato. A voi. Ecco, mister, nelle opzioni che hai detto per quanto riguarda lo schieramento, mi fa che un punto fermo possa essere Musacci, no? Nel senso che non hai messo in discussione il ruolo del... Ma sicuramente l'arrivo di Gianluca è perché oggi in questo centrocampo secondo me mancava uno che avesse la qualità che ha Gianluca oggi. Sicuramente Gianluca aggiunge qualità in questo centrocampo. Era un centrocampo fisico prima, era un centrocampo molto 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 fisico, però io credo che a pallone ci voglia l'uno e l'altro. E quindi oggi il misto tra Porcari e Lollo e Musacci possa essere quantità e qualità. Ecco, fuori dubbio che Gianluca oggi non può pensare solo quando c'è la palla, oggi anche lui ci deve dare una mano nella fase di possesso. Questo è fuori dubbio, però oggi il ragazzo è cresciuto. Bovo, assolutamente, bovo, esatto, quantità, corsa, ok. Per quanto riguarda invece il tipo di partita, saprai insomma un po' qual è stata le vicissitudini tra Verona e Spezia degli ultimi anni, magari
hanno raccontato qualcosa, il playoff persi qua dal Verona in Serie B, insomma c'è un po' una storia anche dietro. Siamo un po', dico, bestia nera in questo momento del Verona. Bene, speriamo di proseguire. Speriamo di proseguire. Se questi sono stati trascorsi, io naturalmente mi auguro solo di continuare oggi. Naturalmente ascolto quello che è stato il passato, ci mancherebbe altro, però insomma ci permi di contare oggi questa partita, chi affronto, come l'affronto, il momento, perciò è una partita difficile, ma quando è difficile e poi la vince è ancora più bello, perciò andiamo un attimo e non vediamo l'ora che arriva domani. Mister, secondo te se c'è effettivamente un punto, ma secondo te in cosa è più forte, in cosa crede essere più forte lo Spezia del Verona? Ma sicuramente oggi lo Spezia deve avere l'umiltà che una grande squadra deve avere. Oggi l'umiltà di sapere che affrontiamo una corazzata, perché oggi per me il Verona è una corazzata, e bisogna avere l'umiltà di rispettarli, di temerli, ma temerli perché, perché temerli perché vuol dire che sale il grado d'attenzione. Oggi se temo il Verona è perché deve salire il grado d'attenzione, come oggi noi dobbiamo essere perfetti nei raddoppi, nelle marcature, noi dobbiamo essere perfetti. Quindi oggi il temere il Verona significa alzare il grado d'attenzione oltre ogni limite proprio. Questo è per me temere il Verona, perché è giusto portargli rispetto, perché è una grossa squadra, non possiamo essere superficiali in questo. Ma nello stesso tempo, oggi la mia squadra deve essere lo Spezia, che gioca, prova a vincere la partita, perché oggi secondo me questa squadra è in grado di battere il Verona, assolutamente. È fuori dubbio che non dovremo sbagliare, o perlomeno dovremo sbagliare il meno possibile. Concedere vantaggi a loro significa consegnarsi a loro, questo è fuori dubbio. Ma visto la grande difesa, quanto è importante segnare per primi in una partita come questa? Beh, sicuramente sì, oggi già partire in vantaggio è un grosso vantaggio, appunto. Credo che comunque la partita la vincerà appunto colui che sarà più concentrato, colui che sbaglierà di meno, perché tanto alla fine è sempre così. Per la squadra la carica che hai tu? Mi auguro di trasmettere questa carica alla squadra, anzi devo assolutamente trasmettere questa carica alla squadra, perché oggi il loro allenatore è fuori da 14 mesi e ha una voglia incredibile di voler confrontarsi di nuovo in questo campionato, e perciò cerco di trasmettere questa carica a loro, assolutamente lo devo fare. Oggi i ragazzi devono rispettare quello che è la loro guida, anche se non è tantissimo che sto con loro, ma sicuramente dovranno farlo, assolutamente. Grazie. Grazie a voi, buon pranzo. Grazie.